Il 2024 per il territorio della Regione Lazio è un trampolino di lancio a livello turistico verso il giubileo del 2025. Un appuntamento da non fallire a livello turistico ed è per questo che c'è bisogno di progettualità che aiutino la sinergia tra pubblico e privato, creando le condizioni per tracciare nuove rotte che colleghino i territori con la capitale. La Camera di Commercio intanto ci dà la possibilità di mettere in campo un progetto enorme, un grosso progetto che valorizzi per la prima volta il turismo di Frosinone e Latina. Abbiamo messo in campo già attori importanti, l'Università di Cassino, il Palmer, l'associazione di categoria, la Camera di Commercio e le banche. Questo progetto che noi vorremmo presentare alla Regione deve incominciare dalle basi, iniziare da una nuova formazione e un'ulteriore formazione per tutte le aziende che svolgono attività turistica sul territorio, perché ne abbiamo bisogno, perché i tempi corrono, perché hanno bisogno di aggiornamenti. E da questi poi partire con itinerari e abbinarci alla possibilità di sfruttare quello che è il giubileo dell'anno prossimo con i percorsi che ci sono e quei percorsi che possiamo creare. Una grande opportunità per i comuni della provincia di Frosinone, tra questi Anagni, presente alla BIT proprio per provare a comprendere quali e quanti siano i margini di manovra all'interno dei quali poter operare. Capire bene come affrontare questa grandissima opportunità che è il giubileo del 2025 e con un po' di sano campanilismo diciamo che Anagni rappresenta una tappa fondamentale del giubileo, visto che nel 1300 fu proprio Papa Bonifacio ad istituirlo la prima volta. Siamo convinti di poter fare bene, siamo convinti di poter intercettare un numero di turisti che ci permette di fare la differenza e soprattutto che ci permetta di cambiare forse l'infrastruttura più importante della città, che è quella culturale. Anagni può e deve vivere di turismo. Ed anche Cassino, sede di uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti d'Italia ed Europa, non vuole perdere l'occasione, anzi vuole fortemente agganciare il giubileo all'ottantesimo. Sicuramente sarà un aggancio dall'ottantesimo anniversario della distruzione, quindi le commemorazioni dell'ottantesimo con il giubileo del 2025, sarà un altro importante punto di riferimento per il turismo che arriva a Roma, nel Lazio e quindi arriverà anche a Cassino.